Shut up and sit down. Prima e video. Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare dello zaino con cui io faccio di solito i miei lunghi. Oggi sono venuto qua a fare circa 6 km dopo l'allenamento lungo di ieri, avevo le gambe un po' a pezzi, ho dovuto fare un po' di faticamento e ho corso con lo zaino. Ho portato il mio zaino appunto per poter fare questo video perché sono follemente innamorato di questo prodotto. È uno zaino della Nike che mi ha regalato mia moglie qualche mese fa. Prima avevo altri zaini, mi sono sempre trovato male. Il problema dello zaino qual è? Che di solito è ingombrante, dà fastidio, si muove troppo, soprattutto quando si corre a un passo molto veloce, solitamente è terribile, diventa un ingombro. Invece con questo zaino della Nike mi sto trovando benissimo per due ragioni. Il primo, che rimane assolutamente attaccato al corpo anche quando devo fare dei corto veloci, delle ripetute o degli allenamenti comunque ad un passo veloce. Come avete visto, io corro a volte anche 3 al chilometro per fare le ripetute e ho assolutamente bisogno di avere uno zaino che mi rimane attaccato al corpo. Quindi per questa ragione questo zaino è perfetto. Il secondo motivo è perché all'interno ha davvero tantissimo spazio. Ha una tasca per poter mettere portafoglio, per inserire le chiavi della macchina, ha una tasca accessibile, abbastanza grande, dove si possono mettere magliette, borracce, qualsiasi cosa, e all'interno ovviamente la tasca principale permette ovviamente di contenere veramente il tutto. Io ho la GoPro, ho gli accessori per la GoPro, una maglietta di ricambio, una borraccia d'acqua, insomma veramente di tutto. Quando ho corso i miei 15 km e ho fatto il video dall'ufficio fino a casa, correvo con questo zaino e all'interno avevo le scarpe di ricambio, i jeans e una maglietta, d'inverno addirittura il giubbotto. Quindi è assolutamente grande abbastanza per contenere tutte le cose indispensabili e quindi forma uno zaino perfetto per il corridore. Lo potete usare per fare gli ultra trail, per fare le gare un pochettino più lunghe, chi fa le ultramaratone, per fare gli allenamenti, per fare i lunghi è perfetto. Se volete avere un ricambio quando arrivate a destinazione, se volete portarvi dietro dell'acqua, per qualsiasi cosa lo zaino può veramente essere utile. So che molte persone che fanno i trail si portano dietro lo zaino e questo potrebbe essere il prodotto perfetto per voi. Purtroppo il mio modello vecchio, Nike ha già fatto un modello nuovo che ho visto che è più o meno grande uguale, all'interno la stessa capacità, quindi vi metterò il link su Amazon. È un prezzo abbastanza alto rispetto ad altri zaini, si possono sicuramente trovare zaini più economici, ma nessuno zaino ha le caratteristiche, o perlomeno io non l'ho ancora trovato, anzi se voi trovate uno zaino meglio di questo fatemelo sapere perché mi potrebbe tornare utile. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se avete domande mettete un commento, io cercherò di rispondervi il prima possibile. Se non vi siete ancora iscritti al canale, per favore fatelo, aiutatemi a crescere. E che dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao.